Se tu sei come me, in quest'ultimo anno, durante la pandemia e tutte queste difficoltà, in questo periodo, hai sperimentato la fatica e la stanchezza. Oggi vogliamo trattare queste due parole che vediamo anche sul volantino che noi stiamo lasciando in giro, a casa, in questo periodo. La stanchezza e la fatica, purtroppo, fanno parte della vita in questo mondo caduto. Allo stesso tempo però, durante una crisi globale come questo adesso, la fatica e la stanchezza si sente ancora di più. E non è facile, ma un cristiano come può capire la fatica e la stanchezza? Questo è ciò che vogliamo affrontare oggi, comprendere oggi. Quando ci troviamo stanchi, quando ci troviamo con la fatica, non ce lo facciamo più, non c'è più speranza, la cosa che ti voglio incoraggiare è che Gesù Cristo ti capisce molto bene, meglio di te, anzi. Il cristiano, quando pensa della fatica, quando sperimenta la fatica e la stanchezza, può anche ricordare di Gesù Cristo, colui che ha vissuto per noi in modo perfetto. Ha compiuto Gesù Cristo la legge di Dio per te e per me. Noi non riusciamo mai a mettere in pratica i comandamenti di Dio. Ognuno di noi, davanti a Dio Santo, 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 noi siamo colpevoli, condannati davanti a questo Dio Santo. Ma Gesù Cristo ha compiuto per noi la legge, non ha mai peccato. Lui ha compiuto la legge di Dio. E non soltanto, il nostro Signore, il nostro Salvatore Gesù Cristo è anche morto per noi, per salvarci. Al posto di noi, Gesù Cristo è andato sulla croce per liberarci dal peccato, per salvarci dal nostro peccato, salvarci dall'ira di Dio Padre. Questo è il nostro Signore Gesù Cristo. E mentre viveva per noi, Lui si trovava stanco e sentiva la fatica spesso. Ho predicato domenica scorsa anche un passaggio Vangelo secondo Marco, quando Gesù si è addormentato sulla barca con i suoi discepoli, si è addormentato per quanto era stanco. È rimasto addormentato anche durante una forte tempesta che faceva onde, appunto che la barca andava sotto acqua. Gesù era stanco. Gesù capisce noi, capisce cosa vuol dire stancarsi in questa vita. E non soltanto Lui era stanco e sentiva la fatica per te e per me quando era sulla croce. Ogni respiro era cosa pesantissimo, molto difficile. Essere inchiodato sulla croce era una tortura, era molto molto difficile, e Lui ha sperimentato questa fatica, questa stanchezza per salvare te e salvare me. Gesù capisce la tua stanchezza, Gesù capisce la tua fatica e ci invita oggi. E Gesù dice a noi: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Il riposo dalla fatica, dalla stanchezza si trova in Gesù Cristo, in colui che ha vissuto per noi, è morto per noi, è risuscitato, è vivo, regna, è il Re dei Re, il Signore, Signore dei Signori. Gesù Cristo può soddisfare la tua anima. Devi soltanto ravvederti, andare d'accordo con Dio per quanto riguarda il tuo peccato, confessa a Dio dovunque ti trovi, confessa a Dio i tuoi peccati, abbandona i tuoi peccati e abbraccia poi Gesù Cristo per fede. La Bibbia dice che per grazia, mediante la fede, noi siamo salvati. È possibile essere salvati, sapere di essere salvati. Gesù vuole che noi sappiamo che siamo salvati oppure no, e desidera che ognuno di noi ci ravvediamo e veniamo a Lui per il riposo, cioè per la salvezza. La vita eterna è un dono che Gesù ci offre. La salvezza, il perdono dei peccati, una volta per sempre, il Signore ci offre. Essendo così unito a Gesù Cristo, nato di nuovo, possiamo anche con la fatica, anche con la stanchezza, godere la presenza del Signore nella nostra vita.
avere la gioia dentro di noi, la gioia del Signore, la potenza dello Spirito Santo per andare avanti, vivere non per noi stessi più, ma per la sua gloria. Questo è ciò che il Signore ci dice oggi per quanto riguarda la fatica e la stanchezza. Che Dio ti benedica.